Io prima vorrei solo salutare il professore Tremonti e ricordargli magari un po' più di rispetto, non tanto per, diciamo, per le istituzioni, perché chiamarmi tizio che è andato a fare il cinema Wuhan ci può anche stare, però ricordo che quel tizio è un medico ed è lo stesso medico come i medici che sono ora al fronte, quindi almeno questo, siccome lo stimo enormemente anche per il suo lavoro che ha fatto negli anni passati, e diciamo, preferirei magari un po' più di moderazione quando si usano, proprio per non entrare in polemica, perché qui stiamo tutti lavorando e le dico la verità, io sostituirei me stesso per stare in questo momento all'odio, a Codogno, al posto di quei medici che non fanno il cambio, quindi magari prima di dire una cosa del genere ci penserei. Per quanto riguarda invece la parte economica, ha pienamente ragione, tutte le critiche dette secondo me devono essere sul tavolo ed devono essere valutate tutte quante, compresa l'ultima che è stata detta. Noi abbiamo un enorme problema di personale, perché questo problema di personale era già preesistente. Noi abbiamo subito dei tagli in sanità dal 2008-2009, forse il professor Tremonti se lo ricorda, si tratta di tagli o poca crescita per il sistema nazionale che proprio da quest'anno avevamo incominciato a far ricrescere immettendo risorse. È chiaro che il problema del personale esiste perché sussiste anche una, diciamo, carente programmazione per quanto riguarda ad esempio i medici specialisti, sarà necessario trovare infermieri, quindi qualunque opzione sul tavolo deve essere in questo momento valutata e adattata al sistema, sistemi regionali. Ora è la Lombardia che sta soffrendo di più e ha messo sul tavolo diverse opzioni, compreso il richiamo di coloro che sono andati in pensione. Quindi è evidente che ogni opzione deve essere sul tavolo in questo momento di emergenza.